amici, benvenuti nella mia casa, benvenuti nella mia cucina per questa nuova puntata di Chef per Passione. Oggi, udite, udite, si frigge! Alleluia! Io sono tanto contenta perché il cibo fritto mi piace tantissimo, ma fritto bene. Deve essere fritto con cura, con grazia, non unto, battuto lì, eccetera, eccetera. Quindi un buon fritto. Questa è una ricetta che ho rubato letteralmente a un concorrente di una trasmissione per cui facevo da giudice, che saluto tutti, Cuochi e Fiamme, bellissima trasmissione. Era un giudice lì, mi toccava mangiare, quindi ho rubato qua e là dai concorrenti presenti un sacco di ricette, tra cui questa che ho modificato un po' perché ho tolto un ingrediente e ne ho aggiunto un altro. Ho messo il rossetto rosa oggi proprio giusto giusto per assomigliare a una bella mortadellona, è lo stesso identico colore, color mortadella. E, 4 ingredienti, niente di più. Paccheri, parmigiano reggiano, mortadella e ricotta. Una roba leggera, leggera, diciamo così, giusto da mangiare come antipasto, a parte gli scherzi. Se decidete di fare una cena e non avete il primo piatto, quindi è una cena composta dall'antipasto, il secondo e un dolce, questi vanno benissimo perché sono un po' un mix. Cominciano ad aprire lo stomaco al primo morso e poi danno un senso di sazietà dopo che ne hai mangiati 4-5. No, scherzo. Vanno serviti massimo 2 o 3, 4 per persona. Io ho conosciuto anche chi è riuscito a mangiarne 8, ma ne parleremo in un'altra sede, non questa. Orrori da gustare, ne ho visti mangiare 8 e vi assicuro che il paccaro da così diventa il doppio. E tra l'altro sono belli farciti. Quindi friggiamo la pasta, ma per friggere la pasta prima bisogna che la pasta sia cotta. E per cotta intendo se sul vostro pacco di paccheri che avete comprato al supermercato o dal pastificio, anche se è una pasta secca, quindi dubito, c'è scritto 14 minuti, per esempio, ne togliete almeno 3 e la cucinate un po' meno. In questo caso la mia pasta doveva cucinare 12, quindi io la cucino 9 minuti, ok? Adesso l'acqua, mia acqua bolle, riaccendiamo un po', alziamo un po' il fuoco e la sal acqua salata, eh? Mi raccomando, come vi ho già detto in passato, perché ormai di passato si parla, anche l'acqua della pasta va assaggiata, perché così almeno riuscite a capire se avete dosato il sale in maniera corretta. Se ci fosse poco sale, ovviamente lo aggiungete, se ce ne dovesse essere troppo, aggiungete un pochettino di acqua. Palle! Odio la tosse. Così non la puoi più tagliare, sei contento? Allora. Bene, salata giusta. Quindi la primissima cosa che dovete fare, perché avete tutto il tempo di preparare tutto il resto, è buttare la pasta. In questo caso noi siamo in tre, non ci vedete, vedete solo me, ma in realtà siamo in tre, per cui butterò due paccheroni a testa, perché fidatevi che diventano un po' più grandi. Quindi 6 paccheri, almeno 2 per persona. Mi è andata di traverso qualcosa, perché qua si mangia sempre, perché quello che voi non vedete è noi che mangiamo. Ed è un'ora che tossisco. Comunque, 2 paccheri per persona se decidete di servirlo come entrée, quindi come proprio entrée, perciò avrete poi un primo, un secondo, eccetera. Se invece decidete di servirli come antipasto, fatene almeno 4 per persona, 3 o 4. Vado e gli diamo un bel 9 minuti di cottura. Tanto abbiamo il tempo. Così. Tac, 9 minuti. Questo timer del forno mi salverà la vita un giorno da qualcosa. Mortadella, quando andate dal salumiere, a costo di farlo diventare matto, come hanno fatto coloro che sono andati a farci la spesa, dovete farvi tagliare una fetta. Allora, va tutto frullato, quindi voi non diteglielo al salumiere, ma per comodità, se voi avete una bella fettona da 100 grammi, non dovete mettervi a spezzettarla. Però voi al salumiere non ve lo dicono, non ve lo non ditelo, perché sennò lui comincia a dirvi: beh, ma se poi la devi frullare, che te ne frega del fatto che sia tagliata sottile o spessa. Ma a noi non ci interessa. Togliamo il pepe. E mortadella senza pistacchi, possibilmente,
Poi se volete frullare anche quelli, mi sta benissimo. La tagliamo grossolanamente. Sono due o tre puntate che Jacopo tenta di uccidersi, di suicidarsi con i miei mobili. Molto bene, prendete un grosso mixer dove potrete preparare la farcia. Niente, la giornata del si ride per niente. Non so, vi ricordate quando tipo entrava la maestra a scuola e diceva il primo che ride butto fuori? A quel punto è la cosa peggiore da dire a qualcuno, tipo non ridere, non è possibile cominciare a ridere. Io una volta ero al cinema con una mia amica che stavamo guardando, me lo ricordo ancora anche il film, Lo scontro fra titani, e c'era una scena dove c'erano questi due che sputavano fuoco, che gli uscivano dei flash dalle mani, delle robe assurde, e io le ho detto, immaginati gli attori che hanno dovuto recitare questa scena facendo così, senza che gli uscisse niente. E quindi abbiamo pensato a sti poveri attori che facevano questi gesti con le mani, con la bocca. È una stupidaggine, come la maggior parte delle cose che fanno venire da ridere. Abbiamo cominciato a ridere talmente forte che la signora dietro voleva che uscissimo dalla sala del cinema, perché poi la risata è contagiosa. In realtà non fanno ridere le cose, soprattutto quelle con gli amici, quando ti capisci al volo una battuta, poi magari la racconti e non ride nessuno. E invece sono le cose che fanno più ridere. Comunque, bando alle ciance. Detto questo, 100 grammi di mortadella, una vaschetta di ricotta, che di solito se la prendete fresca, fresca nel senso da banco, prendetene 250 grammi. Di solito le vaschette che dovete comprare, siete obbligati da questo momento in poi a comprare solo ed esclusivamente la ricotta tiguglio. Cioè, giusto così, per a titolo informativo. E ricordatevi che anche io vado al supermercato e vi vedo che cosa comprate, quindi state attenti. La scolate un po'. Un goccino, perché sennò viene troppo liquida. Dividiamola un attimo, giriamo i paccherini. Lo so che vi piace questa, vi piacerà perché è abbastanza creativa al punto giusto, ma facilissima da fare a casa. Per cui 250 grammi di ricotta. A me questo coso mi dà fastidio in mezzo. Questo lo usiamo per eventuale spazzatura plastica. Se io metto dentro dell'organico, dentro la plastica, e per organico intendo i gusci delle uova o qualche cosa di cibo che magari devo buttare via, poi divideteli, mi raccomando. Ok, allora, parmigiano facoltativo. Ho conosciuto anche gente che mangia il formaggio ma non mangia il parmigiano perché non gli piace. Non è necessario, non è essenziale, però ricordatevi che se non mettete il parmigiano, assaggiatela e aggiustatela di sale, perché io il parmigiano in questo caso lo uso esattamente come se fosse sale. Quindi ne taglio un pezzetto e lo grattugio all'interno. Ecco, va bene che frulliamo, che mixiamo, ma se mettete dei pezzi di grana dentro un frullatore così grande, o comunque dentro un frullatore, non riuscirà mai a farvi venire la consistenza esatta come con una grattugia. Per cui ne gratto un po', a mia discrezione. E a mia discrezione può voler dire anche 400-500 grammi di grana, quindi vado pianino pianino, non vorrei esagerare, se no sa solo di formaggio, cioè di parmigiano. Ok. Poi prepariamo una delle nostre solite insalatine da servire, perché in questo caso ricordatevi sempre che con i fritti è sempre meglio servire qualcosa di un pochettino sgrassante. Ma nella prima pubblicità me vado a cercare gli ingredienti, così quando abbiamo farcito i paccheri e li abbiamo cominciati a friggere, nel frattempo, se c'è tempo, direi di sì, faccio l'insalata.
Quanto tempo ho? 2 minuti? Allora, la frulliamo e poi la tiriamo fuori dopo la pubblicità. Così almeno... Mi raccomando, deve trasformarsi in una crema. Non prendete mai un frullatore troppo piccolo per tanti ingredienti, perché sennò non riuscite a frullarlo bene, non verrà mai omogeneo e cremoso. Diamo un occhio. Allora, in questo caso dovete decidere voi. Potete lasciare, credo che si vede la farcia? Te la giro, si vede? Ok, potete decidere se lasciarla così, adesso vabbè, questo qua nello specifico lo frulliamo, se lasciarla così, quindi molto granulosa, quindi quando darete il morso, crunch, al pacchero, sentirete proprio i pezzetti di mortadella, oppure la frulliamo ancora un pochino, di modo da avere una crema invece un po' più liscia. Qui mi dicono che manca un minuto, ma in un minuto noi ce la faremo. La sposto un po', che qua c'è un pezzettone, e la frullo proprio ancora il tempo giusto. Però non la voglio lasciare troppo liscia neanche io, perché comunque è buono che la mortazza un po' si senta. Va bene, direi che io vi lascio mentre faccio questo procedimento, ci vediamo dopo la pubblicità. È pronta la pasta, ok, allora è pronta la pasta, devo assaggiare ancora la farcia, perché non l'ho assaggiata, mi scusi, ok, scusate, qua sotto c'è un mini mondo. Allora, è pronta la pasta, ma devo assaggiare assolutamente la farcia per regolarla eventualmente di sale, tanto la pasta si raffredda un po', perché voglio vedervi a riempire questi paccheri bollenti, che è una cosa che sono solita fare io invece. Mettete, allora, il discorso dell'olio è così fatto. Vi faccio una piccola lezione, che di cui sicuramente non avrete bisogno, sull'olio per friggere. 1. Non comprate gli oli mix. Comprate un olio che sia o di semi di girasole o di semi di arachidi direi che vanno benissimo per cucinare. Un sacco di gente frigge con l'olio di palma, ma quello è un discorso che lascio agli ambientalisti, non è il mio campo. In questo caso qualcuno dirà, beh lì, ma quanto olio che hai messo nella pentola? Me lo dicono tutti quelli che entrano in questa casa, poi me lo menano perché l'olio è troppo. In realtà si chiama fritto ad immersione, quindi il cibo che vuoi friggere in questo caso viene immerso completamente dentro l'olio. Allora, innanzitutto uno fa diventare il fritto bello leggero e croccante, 2 assorbe paradossalmente meno olio con così tanto olio piuttosto che con 2 dita d'olio in una padellina, perché te lo prendi proprio su tutto. Infatti notate che se per caso doveste friggere questi paccheri in una padella con 2 dita d'olio, vedrete che alla fine della friggitura, diciamo, non ci sarà più olio. Quindi datemi retta, friggete con tanto olio. Tanto, quante volte fate il fritto a casa, dai? Pochissime volte. Quindi anche se per quella volta lì investite su una bottiglia di olio, non succede niente. Lo accendo, acceso. Prendo uno stuzzicadenti. Mi ero dimenticata di assaggiare di sale, quindi assaggiamo adesso. Questi orecchini sono belli, ma sono un po' molesti. No, è perfetto. Mi raccomando, per chi non avesse utilizzato il parmigiano, dia un'assaggiata, anche perché ne vale la pena. Scusate, non ho sentito proprio bene. Amore, c'è un cane fuori.
Sì, è chiusa la finestra però. Ok, farcia a posto. Quindi cosa succede adesso? Deliria, la smettiamo di abbaiare? Cucchiaino. I grandi chef usano la sac à poche probabilmente per fare questo procedimento. Io la odio, non mi piace, mi sporco comunque tutta, quindi preferisco usare un bel cucchiaino. Prendete un pacchero, Deliria, se non stai zitta ti metto nel forno. Silenzio, perfetto. È una minaccia che funziona. Cominciate a riempirli. Mi raccomando, bene bene, sia da una parte che dall'altra. Devono essere pieni di ripieno. È un lavoro da certosino, ma vedrete che il risultato, il gioco vale la candela, che non ho mai assolutamente capito che cosa volesse dire. Quale candela? Perché un gioco dovrebbe valere una candela? Se qualcuno me lo sa spiegare, me lo scriva via mail e giuro che lo leggerò. Adesso voglio vedere in quanti si prodigheranno a spiegarmi questo detto. Quando vedete che esce dall'altra parte, girate il pacchero e non fate altro che chiuderlo. Ora è bello pieno. Facciamo così anche con gli altri. Allora, le varianti possono essere, vi racconto, potete mettere, fare la stessa identica farcia con la ricotta, la mortadella e la mozzarella. Quindi tagliate una mozzarella a cubettoni e poi la tritate insieme a tutto il resto. Se no la potete fare esattamente così, sempre usando la ricotta, perché la ricotta si presta molto per poter fare le farciture in realtà. Tac. Con il guanciale, sempre tritato. Ed ecco che lo andiamo a chiudere perché esce da qua. Così. Almeno sapete che dentro non avete lasciato buchi, occhio, perché se vi rimane un buco... Vediamo l'olio, ma non credo che sia pronto in realtà. Forse l'ho acceso un po' troppo presto, lo abbassiamo leggermente perché in realtà li devo anche impanare. O panare, come si usa dire ora. Beh, comunque è un'impanatura. Oddio, mi è infilato un dito dentro, non riesco a toglierlo, aiuto. Ok. Ci continua a scivolare il dito dentro dall'altra parte. Se poi la nostra regista volesse tagliare la riempitura di tutti questi paccheri, io sarei contenta, anche perché mi ci continua a schizzare un dito dentro. Quando non sentite, lo sentite proprio che avete tappato l'aria, eh? È molto facile, dai. A parte che qua ce l'ho messa troppa, stranamente, come sempre. Ta-da-da-da, pacchero rotto. Come si fa? Si fa così, lo si appiccica con l'acqua. Non ce la farò mai, vedrete, in questo caso, perché ci siete voi, perché sennò di solito mi viene. Vabbè, lo riempiamo lo stesso, così. Tanto poi viene sigillato dal... farina, uovo e pan grattato. Vediamo, se non riusciamo a romperlo lo salvo, se no ahimè siamo costretti. Sento l'olio che sfrigola. Ragazzi, lo sapete che mi sa che fatene sempre qualcuno, ora in questo caso chi se ne frega, nel senso che l'importante è che vediate come si fa uno. Però se vi si dovesse rompere, bisogna che ne buttate un paio di più in base a quelli che volete fare. Ora vediamo se riusciamo a salvarlo, può essere di sì. Ne mancano altri due. Secondo me con l'olio tra poco ci siamo. Considerate che... io ve li faccio cucinare un po' meno... i paccheri, perché poi vanno in frittura e quindi è una seconda cottura, però considerate che è una seconda cottura di pochissimi istanti, minuti, e soprattutto ha una grossa panatura, perché avrà la farina che la usiamo come collante, come sigillante della farcia, l'uovo e il pan grattato, quindi l'olio ha prima tutta quella roba lì da cucinare, da friggere. Ok, ci siamo.
Questa farcia, qualora vi dovesse avanzare, ora in questo caso mi avanza perché ho fatto la farcia per almeno 10 paccheri e poi vi do appunto la ricetta della farcia giusta per 10 paccheri, non vi preoccupate, la mettete in una ciotolina, in un barattolo, va in frigorifero, ci potete addirittura condire la pasta eventualmente, piace tantissimo ai bambini la pasta con la ricotta. Ok, a questo punto mettiamo un po' di ordine, sbattiamo le due ovette, controlliamo di non far andare oltre la temperatura l'olio, ma no, l'ho abbassato e quindi ci stiamo. Quindi, per ora partiamo con due uova, secondo me per 6 paccheri bastano e avanzano, eh? Allora, volevo dirvi che una volta ho provato ad usare la farina di Kamut, quindi di grano croissant. No, non va bene, non si attacca, si stacca il fritto, quindi ci vuole la farina 00. Sbatto l'uovo. Quindi ha esattamente lo stesso procedimento di una cotoletta con doppia impanatura. Cioè, in realtà la cotoletta ha la doppia impanatura, però uno che vuol fare bene bene una bella cotoletta con manico alla milanese la deve anche infarinare prima. Allora, sistemo l'interno un secondo, vi mando poi dopo in pubblicità e dopo le vediamo insieme. Allora, occhio perché qua se c'è un po' di farcia fuori rischiate di fare un burdel. Questo è il pacchero rotto, vediamo se riusciamo a salvarlo, ma non lo so. Ok. Allora, direi che c'è tempo, quindi comincio a farvi vedere l'impanatura, ma è una belinata in realtà, molto facile. Quindi abbiamo sicuramente anche il tempo nell'ultimo blocco di fare l'insalata. Farina. Mi raccomando, fatela aderire bene a tutto il pacchero, ma soprattutto bene alle fuoriuscite della crema. Ok? Uovo. Se vi scoccia fare questo lavoro senza guanti, potete tranquillamente usare i guanti. E pan grattato. Direi che... Ok. Ne facciamo un altro e poi quando torniamo dalla pubblicità io li avrò già fatti tutti, quindi chi li stesse facendo con me, perché questa è una di quelle ricette che volendo si possono fare espresse, le potete fare con me perché non ci sono tempi di attesa ulteriori, quindi farina, poi sai cosa faccio? Aspetto voi la pubblicità per fare quello rotto, così se per caso si rompe vi faccio vedere. Uovo, bene bene, colla, diventa, questo è il vostro collante per non farli aprire durante la frittura, e pan grattato. A questo punto direi che andiamo in pubblicità, torniamo, li farcisco tutti tranne li impano tutti tranne uno, quello rotto, così vediamo come viene. Pubblicità. Ci siamo tornati, controllo l'olio, direi che adesso lo alziamo un attimo, ma prima cerchiamo di salvare il pacchero rotto, che proviamo almeno, quindi lo sigilliamo meglio degli altri con la farina, però si è già, essendosi raffreddato un po', l'amido della pasta ha fatto da collante, verrà un po' più piccino. Ora vediamo, se nell'uovo non si apre, teoricamente non si dovrebbe aprire neanche in frittura. Però non possiamo essere certi di ciò, quindi vediamo perché. Allora, innanzitutto vi raccomando, quando alziamo l'olio, quando cominciate a friggerli, con molta delicatezza, non schiacciateli,
Vabbè, diciamo che questo è un po' sfigato come pacchero. Di solito le cose sfigate le mangio io per non farle mangiare agli ospiti. Controllo l'olio. A quel punto spostiamo un po' di cose e mi è venuta l'idea per un'insalata. Dov'è il mio stuzzichino? Direi che ci siamo. Volevo scusarmi con il meraviglioso negozio Vice che mi ha fatto tutte queste casacche stupende e tra l'altro ci ha dato in concessione tanta di quella roba meravigliosa da usare se non uso il loro termometro. Jacopo, se vuoi venire di qua ti faccio vedere proprio la messa in olio di un pacchero, possibilmente non quello rotto. Guarda un po'. Dimmi quando ci sei, anche se sentono la tua voce poco, ma hanno fatto un ok, quindi ci siamo. Ecco, così l'olio frigge, quindi mi raccomando, deve sfrigolare piano piano, ragazzi. Tac tac. Con molta... Ah, mi sono ustionata un dito. Ok, questo è quello rotto, vediamo che fine fa. Vediamo che fine fa. Dovremmo stargli un po' dietro in realtà, l'insalata la facciamo mentre si raffreddano un po', proprio giusto il tempo di pulire un po' il tagliere se dopo vogliamo tagliarci, perché ho preso una pera, quindi vediamo che cosa riusciamo a fare, perché nella ricetta di questa settimana, come vedete, ci sono dei mini strudel salati dove userò delle pere, quindi ne ho rubata una da una ricetta futura. Che buoni, pere, noci, speck, vedrete. Grande figata, miele. Allora, questo cucchiaio. Quando cominciano a salire leggermente vuol dire che sono pronti, eh? Non dovete friggerli tantissimo, eh? Delicati, delicati, mi raccomando. Tra l'altro, vedete come schizza meno il fritto in una pentola? Così. Quindi preparo un piatto dove poi li appoggiamo con un pochettino di carta assorbente che ce l'ho qua. Mi raccomando, tanta carta così si asciugano bene. Belli, bellissimi. Il pacchero rotto non si è aperto. Conto fino a 10 e li tolgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 li tolgo. Schiumarola o ragnetto. Oh, sono venuti bellissimi, croccantissimi. La nostra regista è a dieta, poverina. Poverina. Ok. Tutto pronto. Sto allegramente passando l'olio sulla bilancia e ho appena ringraziato Vice che non ci darà più niente. Ok. Asciugateli bene, bene, bene. Sono completamente ustionanti. Quindi non abbiate paura di prepararvi l'insalata nel frattempo perché devono raffreddare un po'. Tanto rimangono belli croccanti, sono venuti perfetti. Rimangono belli più croccanti. Capite quello che vi dicevo della cottura della pasta? Se voi la fate andare troppo, ok, si scuoce eccetera, ma se voi la fate andare troppo poco, essendo così veloce il fritto e l'olio avendo da friggere prima tutto quello che c'è sopra, quindi la panatura, rischiate che poi dopo la pasta sia cruda. Li appoggiamo un attimo qua e al volissimo. Allora, ho visto una pera e ho visto l'insalata. Che Tiguglio ce ne ha mandate tantissime. L'altra volta ho usato, credo, la misticanza. Adesso uso il lattughino. Perché voglio fare con questo, vedete, proprio per no agli sprechi. Vabbè, la pera la mangiamo un poco male. Questo pezzettino di grana o lo mangi così o te lo metti nell'insalata. Quindi la facciamo piccolissima. Piccolissima o non piccolissima? No, piccolissima. In modo da avere giusto un assaggio. Lattughino si sposa perfettamente perché è dolcina. Poi arriverà un po' il forte del parmigiano. Così.
va benissimo, direi. E questa poi me la mangio io. Volevo trovare un qualcosa che non fosse un pelapatate, un grattatartufo anche potrei usare, ma poi avrei la rivolta di quelli dei tartufi, per cui uso un coltellino da formaggio. Cerchiamo di scagliarlo leggermente. Sono molto carini questi coltellini che sorridono. Ok. Condiamo poi tutto insieme, eh? Niente, sono in confusione, stavo per mettere tutto dentro. Ok, allora la pera ne mettiamo proprio pochina pochina. La pera era un frutto che da bambina non mangiavo, perché boh, è in realtà molto buona. Uno, due, tre. La tagliamo a striscioline. A me piace tanto, come avrete potuto notare, mettere la frutta nell'insalata, perché secondo me è buona, perché le sgrassa un po' i cibi, è un accompagnamento che sciacqua e che sgrassa un po', e quindi è piacevole da mangiare. Allora, sale. Ulietto. Però non puoi fare così, eh? Perché io non capisco niente. Pepe. Impiattiamo e vi vengo a dare gli ingredienti. Deliria, prima o poi ci vendicheremo di questo cane qua sotto che abbaia alle 6 del mattino. Ti faremo trovare un gatto davanti alla porta, va bene? Oh. Ok, condita. E loro probabilmente i nostri, diciamo, telespettatori sentiranno delle zampine e si immagineranno che questo cane, boh, è invece così. È molto piccola, ma è molto brava. Insalatina. È proprio venuta bene questa insalata, ce la metto anche tutta. Così. Mi piace, abbiamo avuto un'idea geniale. Tac. Paccheroni. Uno. Pulisco un attimo il piatto perché mi dà fastidio. Sale. E pepe. E ci siamo. Ci possiamo spostare per gli ingredienti. Piatto ricco, micificco. Allora, per fare questi paccheri, una decina, diciamo, secondo me ce ne riuscite a farne anche 12 o 13, avete bisogno di una bella fetta di mortadella spessa, senza pistacchi possibilmente, altrimenti va bene uguale, di 100 grammi, 250 grammi di ricotta, quindi una vaschetta, se prendete la ricotta al banco, li credete 250 grammi, parmigiano facoltativo e in quantità anche dosi facoltative, quanto ne volete mettere, l'importante è che poi assaggiate. Farina, uova e pan grattato, olio per friggere e direi che un po' di sale, un po' di pepe chiaramente, direi che se volete abbinarla con la mia insalatina basta un po' di lattughino, 4-5 fette di pera e delle scaglie di parmigiano. Forchetta!
Perché i paccheri si mangiano con le mani, ma anche io vorrei cercare di stare un po' leggera e quindi mi darò l'insalata. Per cui magari quando poi si spengono le telecamere io non faccio più quella che sta dietro, ma mi mangio il paccaro. Per adesso assaggio la mia insalata. Ci vediamo domani.